Uomini e donne anticipazioni over, un ritorno di fiamma ed il trionfo dell'amore. Arrivano nuove sorprendenti news su Uomini e donne e sui suoi protagonisti più noti. Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci delle nuovissime anticipazioni di Uomini e donne. Ieri 20 marzo 2018 è stata infatti registrata una nuova puntata del Cancelletto Trono Over di Maria De Filippi, dove non sono di certo mancate le sorprese ed i diverbi. Ma vediamo insieme cosa è successo. La mummia della discordia. Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata alle dame e dai cavalieri, dove a far da padrone sono state come sempre Tina Cipollari e Cancelletto Gemma Galgani. Quest'ultima infatti ha attaccato nuovamente l'opinionista storica del programma a causa di alcuni accessori inseriti da quest'ultima sulla ben nota mummia che ogni volta viene esibita in studio. Pare infatti che la Cipollari stavolta abbia vestito la mummia in questione da coniglietta di Playboy, facendo andare ovviamente su tutte le furie la Galgani. Inutile dire che a causa di questo avvenimento le due acerrime rivali in studio ieri non se le sono di certo mandate a dire. Che è da dire comunque che l'intera puntata registrata ieri non è stata incentrata soltanto su Gemma e Tina, ma ha anche affrontato altri temi, come quello del ritorno di fiamma di Paola nei confronti di Giorgio. La dama infatti ha confessando in studio di provare ancora qualcosa per il Manetti, dichiarando anche di voler di nuovo uscire con lui. L'amore e la passione. Ieri nell'ultima registrazione del Trono Over di Maria De Filippi, la coppia formata da Ida e Riccardo sembra essere riuscita finalmente a trovare il suo lieto fine. I due infatti, dopo aver capito che la segnalazione che li aveva fatti litigare in precedenza era stata fatta da Sossio Aruta, hanno preferito ignorare la cosa e fare pace, baciandosi davanti a tutti. Che è da dire comunque che Sossio Aruta non si è reso protagonista soltanto nella situazione appena citata, ma anche nel suo rapporto con altre due dame. Il cavaliere infatti sembra essere stato coinvolto intimamente con due signore del parterre femminile a distanza di pochissimi giorni l'una dall'altra. Ovviamente il suo comportamento non è stato gradito né dai presenti in studio né dagli opinionisti, che anche questa volta hanno aspramente criticato le gesta della Ruta. C'è da aggiungere comunque che ormai il comportamento di Sossio non sembra stupire quasi più nessuno, in quanto il cavaliere ormai da anni frequenta il programma senza mai impegnarsi seriamente con qualcuno. Cancelletto Uomini e donne anticipazioni.